Si chiamava Andrea, ma i compagni, per offenderlo, lo chiamavano il ragazzo dai vestiti rosa. Aveva 15 anni e a scuola lo prendevano in giro da più di un anno. Martedì si è tolto la vita. È tornato nella sua casa romana e si è impiccato con la sciarpa davanti al fratellino piccolo. Lo ha trovato il padre quando ormai non c'era più niente da fare. Inutile chiamare i soccorsi. Andrea è morto di omofobia. Si è ucciso poco dopo le 17. Non ce l'ha più fatta a sopportare quegli insulti che lo perseguitavano da troppo tempo. I compagni lo denigravano da quando si era iscritto al liceo, in una zona centrale della capitale. Un tormento quasi quotidiano, a scuola ma anche sul web. Avevano creato una pagina Facebook in cui lo prendevano continuamente in giro per i suoi modi di fare e anche per l'abbigliamento. Quella pagina era lì, visibile da più di 12 mesi. E questo Andrea lo sapeva bene, ma forse aveva cercato di rassegnarsi. Oggi ci coloriamo di rosa, per ricordare il suo, per manifestare la nostra voglia, il nostro modo solare di colorare tutte le sfumature di uno splendido arcobaleno di libertà. È il nostro modo di dire che noi in questo sogno ci vediamo. Oscar Wilde definiva l'omosessualità come l'amore che non osa pronunciare il suo nome. Noi vogliamo rompere questo silenzio. Buonasera a tutti, sono Giuseppe Siciliano, non so, penso qualcuno mi conosce già, sono il segretario dell'API, costituito da un gruppo di persone, professionisti, imprenditori e altre persone per bene che si stanno aggregando. Stiamo crescendo perché abbiamo come principi quello di fare una buona politica scafati, perché siamo stanchi di questo vecchio modo di fare politica, non ci appartiene. Noi abbiamo un'ipotesi per il buon governo, questa ipotesi si chiama Ignazio da Furo, perché noi riteniamo Ignazio da Furo una persona coerente, capace, ne ha dato prova nel tempo, si è dimesso quando ha ritenuto inopportuno restare su quella poltrona, parlo quando era assessore, e diciamo che ha dato prova di essere una persona per bene. Io credo di poter garantire per Ignazio da Furo, perché oltre ad aver dato queste prove è anche mio cognato, quindi saprei dove andare a prendere se per caso si perdesse. In ogni caso ci ha dato la parola lui, che più di me vi potrà dire quali sono i propositi di questa amministrazione che vorremmo creare per una scafata migliore. Un'ultima cosa, vi faccio un invito: la partecipazione è il sale della democrazia, partecipate, perché partecipando, solo attraverso la partecipazione, potete dare un contributo serio, potete dire la vostra, e io sono certo che Ignazio da Furo vi ascolterà, come ha sempre fatto. Grazie. Non sono Ignazio da Furo, sono Luciano Izzo. Voglio approfittare anche io per 10 secondi della vostra bontà per dire che ho fatto una scelta molto chiara, molto precisa, netta: rinnovamento e ringiovanimento, ma non perché siamo amanti del giovanilismo, è perché è opportuno e giusto che a partire a livello nazionale, ma soprattutto nella nostra città che più ci interessa da vicino, Scafati, ci sia un nuovo gruppo dirigente composto da ragazze e ragazzi giovani, pieni di entusiasmo, che hanno voglia di mettersi a disposizione della città e hanno voglia di dare un contributo di cambiamento profondo alle radici del sistema politico-amministrativo della nostra città. Questa è stata una delle motivazioni che mi ha spinto prima a invogliare Ignazio a candidarsi e poi adesso a sostenerlo con tutte le mie forze, con tutte le mie energie, con tutti i miei amici, con tutte le mie amiche, con tutti i miei compagni e con tutte le mie compagne, perché sono certo che solo un ragazzo come Ignazio da Furo può dare una svolta alla nostra città con coraggio, con emozione e con capacità amministrativa. Io mi permetto di chiedervi di sostenerlo con la stessa capacità
sua e con la stessa emozione che lui riesce a trasmettere a noi. Io vi chiedo di sostenere Ignazio Cafulo. Dobbiamo vincere questa battaglia delle primarie, perché poi Ignazio deve essere il sindaco di Scafati, il nostro sindaco, il vostro sindaco. Auguri! Beh, dopo una presentazione così diventa difficile, come dire, rappresentare quello che giustamente diceva Luciano in un breve intervento. Tra l'altro anche tra di voi non mi piaceva questa idea di intervenire dal palco sempre in una posizione quasi, non dico di superiorità, però io penso che noi dobbiamo recuperare quella partecipazione e quell'aggregazione, quello stare tra la gente senza paura e senza dire menzogne. Mi sono preparato due righe, perché è difficile non emozionarsi rispetto ad una proposta che si fa di se stessi, soprattutto quando si ambisce a voler governare una città come Scafati, una città, guardate, importantissima per tutto l'Acro. Anzi, quando qualcuno mi ha chiesto e mi ha detto candidati alle primarie, partecipa a queste elezioni, io mi sono interrogato, mi sono chiesto, ma io posso e sono in grado eventualmente di rappresentare e di poter governare questa città? Sono e posso essere il rappresentante della città tutta senza nessuna distinzione di quelli che ti votano o di quelli che non ti votano? Ebbene, ho accettato questa sfida, ma soltanto ad una condizione. L'ho detto a tutti quelli con i quali ho iniziato questa avventura. Ho accettato questa esperienza, questa sfida, solo e nella misura in cui questo progetto sia un progetto di persone, di idee, non di uomini di protagonismo come abbiamo assistito in questi ultimi anni. Noi non abbiamo bisogno di un altro o di un eventuale altro podestà che invece di amministrare pensa di dare o di concedere qualcosa ai suoi sudditi. Io penso che questa città abbia bisogno di una squadra di uomini e di donne che voglia amministrare nell'interesse dei cittadini. E questo è un momento molto importante per l'Italia, per la Regione Campania e per la stessa città, un momento rispetto al quale voi non potete rimanere estranei. Ho deciso di iniziare la mia campagna per le primarie proprio qui, da questa piccola frazione, da Marra, perché questa è la frazione nella quale io sono cresciuto. E questo è il posto in cui ho stretto le mie prime amicizie, ho iniziato a capire i valori della vita, mi sono sbucciato per la prima volta le ginocchia, giocando a calcio, insomma, è da qui che ho iniziato ad avere il mio punto di vista della vita, del mondo. Marra è una frazione a metà, giusto per chi non la conosce, tra Bosco Reale e Scafati, in cui, pur appartenendo ad uno stesso territorio, si è in realtà cittadini di due comuni diversi, che spesso hanno anche fatto a scarica a barile. Questo è un po' il problema di tutte quelle zone periferiche della città. Parto da qui perché qui è che domani voglio tornare, nella mia terra, a crescere i miei figli, a fare il mio lavoro, perché la prima cosa nella quale credo, e in passato ho dato anche dimostrazione, come diceva Beppe, è che la politica non è una professione, non è un mestiere. La politica è idea, aggregazione, confronto, scontro, progetti, tutto è tranne che l'affermazione del potere di un singolo. Parto dall'auditorium di una chiesa perché credo che il centro-sinistra, la sinistra, debba saper di nuovo accogliere nei suoi programmi anche il programma di Dio, ma non in virtù di una scelta di un culto rispetto ad un altro, ma per i valori che la cristianità ha rappresentato e rappresenta per le nostre vite, ovvero la generosità, la carità, la giustizia e tutti quei valori che i nostri padri costituenti ci hanno trasferito nella Costituzione e poi nelle leggi che furono. Parto da qui perché ho voglia di rappresentare la mia candidatura con un chiaro segno di riconoscimento, ovvero che non esiste il centro e la periferia, esiste la città di Scafati, delle sue tante varie, belle, diverse parti del territorio. Nella nostra agenda dovrà scomparire, se dovessimo vincere le primarie e poi le amministrative, il termine periferia. Ogni intervento dovrà significare tanto, non solo per quella parte del territorio in cui dovrà effettuarsi un intervento, ma anche per tutta l'altra parte della città.
Anzi, è un po' di tempo che sono sinceramente preoccupato per alcuni, diciamo, per alcune parti del territorio storico. Penso alla Villa Comunale, penso alla Manifattura dei Tabacchi, penso al Corso Nazionale. Sono preoccupato perché con gli anni stanno perdendo tutto quello che era il fascino che le apparteneva. L'ospedale, ci arriviamo dopo. Ci arriviamo all'ospedale. Io non credo che la politica possa reggersi ormai più su giochette di parole o sulle facili affermazioni che si possono fare prima di una campagna elettorale attraverso eventuali comizi. Serve un nuovo linguaggio di fiducia che sia accompagnato da fatti qualificanti e rappresentativi delle cose che si sono dette. Io credo che sia inutile, soprattutto in questa fase, dire se vinco io faccio questo, faccio quello, perché in realtà, guardate, oggi più che mai è necessario che molte cose che sono state fatte non si facciano più. Mi riferisco alle clientele, alle ruberie, all'arroganza, alla prepotenza, agli sprechi. Ci sono molte più cose da non fare che cose da fare. Credetemi, io non credo e non so che cosa ci aspetta domani se dovessimo andare ad amministrare questa città. E spero di sì, spero che con il sostegno di tutti voi potremo riuscirci. Ma io credo che c'è un comune ormai a riserva, così come lo sono le tasche dei cittadini. C'è una moltitudine di sprechi e di scelte sbagliate. Per esempio, negli anni che ho avuto la possibilità di leggere alcuni atti amministrativi in cui poi vengono manifestate le scelte di un'amministrazione, ancora non mi spiego perché tutta la capacità di indebitamento, che come ogni famiglia ha la possibilità di farsi un mutuo, il comune può contrarre dei mutui, e questi mutui sono stati contratti per fare rotonde, marciapiedi, cavalcavia di Cortina d'Ampezzo sull'ospedale, sul quello che porta all'ospedale. E invece non si è deciso, per esempio, di investire nelle aree produttive dove gli imprenditori, quei pochi onesti che sono rimasti a scafate, non quelli che chiudono le fabbriche, avevano investito in un'area PIP e si sono visti, con la mancanza dell'intervento da parte del comune nella realizzazione del PIP, lievitare di gran lunga quei costi, e oggi non possono realizzare i loro progetti, oggi non possono dare lavoro, non possono ampliare le loro aziende. Oggi ancora mi chiedo, sono venuto a conoscenza proprio qualche settimana fa, grazie anche alle informazioni che poi ti trasferiscono i cittadini, che stanno chiedendo il 50% per l'acquisto delle nicchie, per quando non si è più. Sono andato a chiedere, ho detto, mi vuole capire qual è, diciamo, il progetto. No, in realtà i progetti non esistono, né quello definitivo né quello esecutivo. Significa che stanno chiedendo i soldi alla gente per una cosa che ancora non esiste. Il 50% di circa 4.000 euro sono 2.000 euro, tra un mese si pagherà la seconda rata dell'IMU. Questa è la politica dell'attuale amministrazione, quella dell'evanescenza. E vi racconto anche un altro aneddoto, che è la dimostrazione dell'evanescenza della politica fatta come spettacolo. Qualche anno fa il parroco Doncino, in seguito a delle denunce fatte contro la criminalità, gli fu incendiata la macchina. Arrivò l'amministrazione, arrivarono tutti i politici, partecipai anch'io a quella manifestazione, perché sono abito qui e ritenevo opportuno partecipare e manifestare la mia contrarietà a qualsiasi atto di violenza. Ebbene, furono fatti dei proclami, si presero delle decisioni e si decise di mettere delle telecamere che dovessero sorvegliare quest'area. Ebbene, a distanza di pochi mesi da quell'evento se ne verificò un altro. Vennero a rubare nella sacrestia, nella chiesa, presero delle cose, anche arrivando i carabinieri dissero, vabbè, ci stanno le telecamere, andiamo a vedere che cosa è successo. Ebbene, quelle telecamere erano false, avevano messo delle telecamere false per dare un segno di legalità. Questa è l'evanescenza di questa amministrazione per la quale mi sono candidato alle primarie e per la quale voglio provare a vincerle, e soprattutto provare a vincere le amministrative. Si può, quindi, e si deve fare meglio. Ma per farlo ci vuole, io credo, competenza e professionalità. E questo io non credo che è possibile arrivandoci dopo aver vinto le elezioni, facendo i patti anche con il tuo più peggior nemico. Poi ti costituisci la giunta e chiami i tecnici, perché devono essere schiavi della politica. Io ho chiesto
e prima mio cognato lo diceva, ho chiesto ai professionisti, alle persone del bene, di partecipare fin dall'inizio affinché la legittimazione arrivi da voi, non dai soliti noti che si mettono d'accordo e poi chiedono il sacrificio, non metterci sempre la faccia della persona pulita. Ebbene, è giusto che sia che le persone per bene scendano adesso in campo, ci mettono la faccia e perseguono insieme a me questo sacrificio di rinnovamento e di svolta. Questo è quello che sto chiedendo alle persone normali. No, per me le primarie non sono una battaglia o come quel gioco a risico in cui vince chi ha più carri armati, conquistando più stati, facendo accordi con tutto e con tutti. Io voglio vincere attraverso il voto delle persone normali, delle persone per bene, che vogliono vivere una città diversa, che vogliono essere rappresentate. Insomma, c'è bisogno di un rinnovamento che però non passa soltanto per la denigrazione dell'avversario politico di tutti, ma passa attraverso la rinnovazione della classe dirigente che si vuole portare con sé. Non sopporto e non accetterò in un'eventuale coalizione quelli che, anche quando perdono, vincono sempre. Quelli che hanno la faccia tosta di andare dal vincitore di turno a vendere i suoi voti, i vostri voti, in cambio di favori personali. Personalmente io sono rimasto sempre al mio posto, anche quando ho perso. Sono stato a guardare anche fuori dal Consiglio Comunale, per tutto il periodo, volevo vedere, a fronte anche della mia unica esperienza, ricordo che l'amministrazione Fontoni era l'unico rappresentante di questa zona, di che cosa erano in grado di fare i cosiddetti nuovi amministratori delle cosiddette, come le chiamano loro, periferie. Ebbene, diciamo, i risultati ve li raccontavo prima, vi dicevo delle telecamere, vi dicevo dell'insicurezza che viviamo ogni giorno nelle nostre periferie. L'altro giorno mi trovavo in caserma per una questione legale e solo davanti a me ho assistito a 5 denunce di 5 furti in appartamenti nelle zone periferiche. Questa città ormai non è più sicura. È chiaro, se le telecamere non funzionano, è normale che questo è il risultato, e se i vigili per strada non si vedono, questo è il risultato. Allora io vi dico che la mia promessa che posso fare, perché da solo non si va da nessuna parte, è che se dovesse vincere le primarie io mi affiancherò prima per le elezioni e poi per le amministrative di persone per bene, di persone che non hanno interessi personali nel paese, che siano in grado di proporre soluzioni amministrative all'avanguardia con tutti i paesi d'Italia e dell'Europa, una squadra per metà uomini e per metà donne che amano innanzitutto il loro paese, la loro frazione, e si sarebbero dimessi nel caso in cui qualcuno, così come hanno tentato di fare, avesse voluto piantare un'antenna come è successo qui in zona, oppure avrebbero chiuso l'ospedale di Scafati. L'unica cosa da fare era dare le dimissioni e portarle al presidente della giunta regionale Caldoro. Una squadra di governo che sappia portare nuove idee, nuove soluzioni, che conosca il territorio, che lo viva con amore e non in funzione della propria carriera politica personale, ma perché ha in mente una sola cosa: ripagare chi ci ha votato e anche chi non ci ha votato. Con una buona amministrazione, cercando di contenere gli sprechi, non è possibile che abbiamo una segretaria comunale, un dipendente comunale che da sola per un doppio incarico percepisce, e lo percepisce fino ad oggi, avevo detto che gli toglievano l'incarico, non è successo, 180.000 euro all'anno di soldi pubblici, non è più possibile una cosa del genere. Immagino di portare su ogni scuola dei pannelli solari per la produzione di energia elettrica, e con il risparmio prima la messa in sicurezza delle scuole e poi dare buoni libri alle famiglie più bisognose. Ma quando parlo di famiglie più bisognose non mi riferisco a quelli in cui la denuncia IRPEF non supera i cosiddetti 10.000 lise, scusate, non supera i 10.000 euro, perché con 10.000 euro ormai una famiglia con una moglie e due figli non ci campa neanche metà mese, ma alzare il tetto anche per dare. Aprire le scuole ai corsi di formazione culturale, post scolastica per la conoscenza anche della lingua inglese, del recupero scolastico, in collaborazione con chi da anni questo lavoro già lo fa, e con i giovani universitari che oggi, guardate, difficilmente possono rinnovare l'iscrizione all'università. Ci sono un sacco di giovani che non possono pagare l'iscrizione all'università. Penso alla formazione, penso che prima di chiedere un posto di lavoro, o di dare un posto di lavoro, o di regalare un posto di lavoro, bisogna imparare a fare qualcosa, bisogna formare i giovani che crescono. Penso ad uno sportello in forma giovani che sappia orientare i giovani nelle proprie scelte. Penso anche a dei concorsi al comune banditi almeno 6 mesi prima, un anno prima, e non 15 giorni prima per favorire soltanto chi lo sa o il figlio di qualche consigliere comunale che ha vinto
i concorsi al comune, ma di dare la possibilità alle persone di prepararsi, di partecipare. Penso ad un ufficio urbanistica che nel giro di un anno sia in grado di rilasciare tutti i condoni ormai pronti, che ogni volta vengono utilizzati nelle campagne elettorali per cercare di carpire il voto di chi aspetta di legalizzare la propria casa. Penso alle tasse, quelle vecchie e quelle nuove, e di converso penso ai servizi. Come si può chiedere di pagare le tasse in cambio di servizi che non funzionano? Vedi ultimamente l'IMU che ci troviamo sulle, o la stessa raccolta dei rifiuti, è da mesi che non si raccoglie, non si raccolgono i rifiuti perché a causa di imbrogli fatti per favorire una ditta rispetto ad un'altra che non riescono a pulire la città. Cito delle indagini della magistratura che in questo momento stanno facendo al comune. Penso alla vita e penso alla salute. E mi chiedo come si sia potuto consentire, anche con autorevoli esponenti come la moglie del nostro primo cittadino, consigliere regionale, che la Regione Campania chiudesse l'ospedale di Scafati. Guardate, rispetto all'ospedale tutti auspicavano che lo stesso migliorasse, non che chiudesse. Però noi dicevamo l'ospedale non funziona, ma noi chiedevamo che lo stesso fosse migliorato nei servizi, fosse ampliato. Penso da fare quindi ad una grande battaglia in nome della salute affinché Scafati non solo abbia un pronto soccorso che funzioni, ma possa diventare anche un polo sanitario per le malattie contro le vie respiratorie a causa della vicinanza del Sarno. E penso, come vi dicevo prima, all'IMU e quelli che abitano vicino al Sarno da anni. Io proporrei di raddoppiarla a chi effettivamente la inquina e di toglierla a chi vive in situazioni disagiate. Deve togliere anche la politica. Benissimo, questa è un'altra cosa. Penso agli anziani e alla loro importanza, penso agli anziani e alla loro importanza per i giovani, affinché non vengano considerati un peso per le famiglie, bensì una risorsa. Io credo che il racconto della storia che loro ci possono dare sia una risorsa per il nostro paese. Bisogna dedicare degli spazi e del tempo in modo tale che questi diventino una miniera di conoscenze e perché non di lavoro. Voglio fare una sola cosa nel primo periodo in cui dovessimo vincere le elezioni. Vorrei asciugare questa città dalla melma degli allagamenti che ogni volta subisce non appena arriva un po' di pioggia nelle nostre zone. Io credo che tutte le risorse dovranno andare in questa direzione. Penso ai più deboli, penso ai diversamente abili, alle loro famiglie. Vorrei parlare con tutti loro e non fare finta di tagliarsi lo stipendio così come hanno fatto, ma se ne fosse necessario tagliarlo completamente, eliminare l'indennità per consiglieri e assessori, per fare in modo che quel servizio funzioni senza nessun tipo di interruzione. Andrebbero indicate delle priorità anche sulla disabilità. Penso anche a tutti quelli che non mi sosterranno, perché credono in altri valori e in altre ideologie. Ma se dovesse succedere, credetemi, io sono il sindaco di tutti, con una sola idea in testa, trasparenza e concretezza nell'interesse di tutti. Sì, cacceremo via i fannulloni, i dipendenti, ma non quelli che non mi hanno sostenuto così come ha fatto qualcuno, o perché hanno manifestato un'idea diversa dalla mia, ma lo farò soltanto nel caso in cui questi non facciano il loro dovere. Vorrei avviarmi alla conclusione e dirvi perché abbiamo scelto di fare le primarie, perché ho accettato di partecipare alle primarie. Penso che ognuno di noi, ognuno dei concorrenti che sono oggi in campo per le primarie, che stimo e rispetto e che rappresentano ognuno a loro modo anche un'idea diversa della città, ma comunque diversa dalla mia. Il centro-sinistra ha fatto un'operazione molto importante, ha voluto con chiarezza e con forza dimostrare che la gente attraverso le primarie non odia la politica, ma soltanto chi fa la politica in modo autoreferenziale, perseguendo interessi personali e incentrando il proprio programma sulla distruzione degli altri, sul mero inciucio, sulla demonizzazione degli avversari, dimenticando in tutto questo teatrino di botte e risposte di affrontare i problemi seri che riguardano la nostra città. Un buon politico, secondo me, che si confronti sulla una scena locale, una città importante come quella di Scafati, dovrebbe cominciare a rispettare il prossimo. Questa è la prima cosa che mi impegnerò a fare, rispettare il prossimo, affinché i protagonismi e gli interessi personali non si antepongano alle esigenze collettive. Le primarie possono essere allo stesso tempo una sfida, un'occasione, ma soprattutto un banco di prova per dimostrare che tutto ciò non esiste. Siamo noi primi a dover fare in modo che i cittadini esprimano liberamente e consapevolmente la propria scelta di voto.
sulla base e sulla condivisione di un programma che, a prescindere da chi vinca le primarie, sia il programma del centro-sinistra. Concludo augurandoci proprio questo, che il 16 dicembre, in cui sarete chiamati a votare per il candidato del centro-sinistra, questa sia l'idea che ci accompagni. Siamo noi i protagonisti del cambiamento e ce ne dobbiamo prendere tutte le responsabilità, perché la politica non è tutta uguale, guardate. Basta avere il coraggio di scegliere dei rappresentanti onesti e competenti. Solo con dei buoni calciatori si può vincere una grande partita. Vedete, ci sono due parole che da troppo tempo non si incontrano mai, che vivono quasi in due mondi, in due universi distinti e incomunicanti. Sono le parole politica e speranza. Il senso che noi abbiamo voluto dare alle primarie è proprio questo, il senso stesso che voglio dare al mio impegno è questo, cercare di trasformare la politica e la speranza in una coppia di fatto. Grazie.